luogo a Milano, dove la memoria non è solo qualcosa di astratto, ma una realtà solida, come la pietra o il ferro, dove il ricordo si fa più forte, fino a soffiare con il vento tra i rami degli alberi, un luogo che ispira silenzio a guardarlo, ma dove la parola e la testimonianza sono e resteranno sempre delle fondamenta incancellabili. Un po' nascosto all'interno del Parco Montestella, il Giardino dei Giusti dell'Umanità, con le sue targhe, i suoi cippi e le sue strade lastricate, ricorda a chiunque vi passi che c'è chi si è battuto contro ogni guerra, contro ogni genocidio, mettendo in gioco la propria vita, alcune volte, sempre troppe, perdendola. Un luogo che oggi ha un significato diverso alla luce della guerra in Ucraina. Proprio a chi soffre e prega disperatamente per la pace è stata dedicata la 10ª giornata europea dei giusti sulla terra, che si celebra ogni anno il 6 di marzo. È il momento in cui nuovi giusti aggiungono il proprio nome a quelli già celebrati in passato, creando un elenco di figure il cui messaggio sia al contempo memoria, monito e insegnamento, perché certe tragedie possano non verificarsi mai più. I giusti appaiono sempre nei momenti estremi dell'umanità. Allora, se io penso oggi per esempio al presidente Zelensky, non lo prendo come figura morale di un popolo. Gli americani gli avevano detto che poteva trovare una via di uscita, no? Poteva trovare una comoda via. Eppure è rimasto nel paese per cercare di dare un supporto morale a un popolo che si trova di fronte a un'armata che lo può sterminare, perché l'Ucraina può fare la fine della Cecenia, no? Ma io penso anche a, per esempio, al direttore Muratov del giornale della Politonskaya in Russia, no? Il quale è uscito con un editoriale dicendo che era una vergogna quello che stava facendo Putin nei confronti degli ucraini. E quindi il nostro sguardo proprio deve essere oggi a tutti i giusti nei due campi, perché non esistono popoli cattivi, esistono delle persone che commettono dei crimini contro l'umanità, e questo è il punto. Allora noi dobbiamo sapere distinguere i responsabili dagli uomini giusti, e dobbiamo dire questo, che in ogni contesto c'è sempre la possibilità di scegliere. Cioè, cosa vuol dire la parola giusto? La parola giusto non è qualche cosa al di fuori della storia, è la persona che sceglie il bene come sceglie il male, e quindi essere giusti è la possibilità di tutti gli esseri umani. È il 10° anniversario dell'istituzione, come è stato ricordato, della Giornata Europea dei Giusti. Il 10 maggio del 2012 il Parlamento Europeo, è stato ricordato, ha deciso di istituire questa giornata. È stato un provvedimento di grande, grande valore politico, umano e civile, che ha dimostrato che l'Europa è l'espressione viva di un'unica famiglia di popoli, uniti da valori e principi comuni. E lo è. E credo che tutti noi siamo consapevoli che l'Europa sia questo. È però proprio in virtù del messaggio universale di questa giornata che dobbiamo soffermarci sulla drammatica situazione di questi giorni. Oggi non possiamo non pensare alle violenze e alla sofferenza che patiscono i cittadini dell'Ucraina, vittima di un'aggressione che non è assolutamente eccessivo definire ingiustificabile. Sembra assurdo a tutti noi dover parlare nel 2022 di una guerra in un paese che ci è vicino, amico. Sembra assurdo accendere la TV o un computer e vedere queste immagini. Sembra assurdo che la follia della guerra si riaffacci nelle nostre vite, alle porte della patria europea. Ma soprattutto sembra assurdo, alla fine, a pochi decenni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto, che ci si sia riusciti a dimenticare dell'orrore, delle sofferenze e delle distruzioni della guerra. Come abbiamo fatto a dimenticarci di tutto quello che abbiamo visto, o sentito, o letto? Di fronte al riemergere di un passato di dolore che ci illudevamo fosse scomparso per sempre, però la risposta dell'Europa per la pace, a difesa di chi è aggredito, è stata compatta, è stata inflessibile. E questo
Almeno questo è un bel segnale che ci rende orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in questi anni. 6 le targhe scoperte quest'anno, 6 tra uomini e donne che hanno lasciato il segno nella vita di migliaia di persone, come Rafael Lemkin, ebreo polacco e autore della Convenzione contro il reato di genocidio, approvata dall'ONU nel 1948, o come Aristides de Sousa Mendes, console portoghese a Bordeaux, che disobbedì agli ordini del suo governo e fornì visti di transito agli ebrei perseguitati, Henry Morgenthau, ambasciatore americano dell'impero ottomano che visse per far emergere le atrocità del genocidio armeno, Ilam Tohti, docente cinese di etnia uigura, condannato all'ergastolo e a tutt'oggi in carcere per aver denunciato le discriminazioni verso le minoranze in Cina dopo un processo lampo durato appena 2 giorni. Godliev Mukasarasi, sopravvissuta al genocidio del Tutsi in Ruanda, che nonostante le minacce e l'uccisione di sua figlia e di suo marito, scelse di testimoniare nel processo che portò alla prima condanna al mondo per genocidio. E ancora Evgenia Solomonovna Ginzburg, testimone diretta dei campi di lavoro sovietici dove fu sottoposta a lavori massacranti e tortura. Una donna che diventava a 30 anni professore universitario di leninismo. Sembrerebbe la persona più inquadrata possibile. Poi però nel periodo di Stalin si cominciano le cosiddette purghe del partito comune, proprio del partito comunista. Quindi accusata di, solo per aver scritto un articolo scientifico con un collega che era accusato di trotskismo e accusata di non avere vigilato, viene incarcerata e fanno di tutto per farla confessare, come facevano altri. Lei si rifiuta di confessare sia perché non aveva nessuna colpa, sia perché il prezzo sarebbe stato tradire altre persone altrettanto incolpevoli come lei, e quindi va di fronte, affronta il pericolo e la realtà del carcere prima, e poi quando da Jezov si passa a Beria per sfruttare meglio i carcerati, il campo di lavoro in un territorio spaventoso della Siberia a estremissimo oriente e a nord del circolo polare. 6 nomi che non sono solo questo, dei nomi, ma sono piuttosto le loro stesse azioni, possono essere anche lontane nel tempo, ma non smetteranno mai di soffiare tra i rami degli alberi, ricordandoci che ognuno, anche nel proprio piccolo, può fare la propria parte per il bene dell'umanità.